Tutte e tutte, io sono Stella Grillo. Questa sera sono felicissima, onorata, grata di intervistare Stefania Andreoli. Parleremo di questo libro qui, Perfetti o Felici. Stefania è una professionista che stimo in una maniera inquantificabile, è estremamente seguita. E come Chiara Maffioletti del Corriere della Sera ha scritto, se migliaia di persone desiderano abbracciare Stefania Andreoli è perché dice esattamente quello che serve che venga detto, posso solo dire di sottoscrivere, confermare che questo pensiero mi appartiene, mi trova totalmente allineata. Ti faccio vedere il libro, Perfetti o Felici, si parla di giovani adulti, vediamo, ecco, è arrivato. Mi sono sentita molto rappresentata. Io ho accettato, Stefania. Aspettiamo che. Ok. Mi vedi? Eccomi. Ciao! Buonasera, vedo e sento alla Sì, ti perfezione. Spero vedo e che ti sia sento reciproco. benissimo. Ciao, Stefania, è un piacere conoscerti. Ciao cara, grazie dell'invito, grazie di essere con me in questo venerdì sera. Capisco che ci sarebbero molte altre cose da Invece ci fare prendiamo volendo, questa mezz'ora invece. prima delle vacanze di iniziarlo ufficialmente. Ti ringrazio tantissimo. Io, come dicevo, sono una giovane adulta, quindi metto subito le mani avanti sul fatto che 23. Quanti anni hai? Ok, quindi Perfettamente in perfettamente in target, target. perciò come dire, sento il tuo, ho sentito il tuo libro estremamente vicino. E come prima domanda io chiedo sempre proprio come stai, come sta andando e insomma quali sono i feedback, perché questo è importante. Allora, sto bene, forse anche troppo, nel senso che non ti nego di essere cautamente felice. Credo che della felicità in fondo un po' di paura sia bene averne, perché se parliamo della felicità in senso stretto, si tratta di un picco veramente molto vibrante, sentito, alto. Che necessariamente sta nella sua natura, poi cala. Per cui quando si sta lassù in alto e si guarda e si avverte la vertigine, credo che si tratti di una sensazione, almeno per me così, intanto molto fugace, che invece nel mio caso sta durando già da un po', e che devi mettere in conto che a un certo punto si riacquieti. Quindi io ambisco a essere più contenta che non felice, in questo momento sono felice, però appunto resto anche un po' guardinga. Perché in qualche modo capisco di non poter vivere così, sempre a mille, cioè succede solo quando sei in fase maniacale oppure quando sei sotto l'effetto della cocaina, dunque non è che sia auspicabile né nell'uno né nell'altro caso. Parte, non il totale, ma parte della mia felicità è dovuta al successo che sta avendo presso i lettori il contatto con Perfetti o Felici. Devo dire, anche se potrebbe sembrare immodesto, però lo spiego, non è così. Ci speravo e un po' me l'aspettavo, perché comunque, visto che lo conosci, il testo di fatto racconta la viva voce dei ragazzi della tua generazione, dei giovani adulti, ma anche un po' degli adulti giovani, quelli un pochino più grandi del decennio successivo. Io credo con questa operazione di aver fatto semplicemente da tramite, da traduttore, di aver offerto un microfono attraverso il quale ho propagato la loro voce. Diciamo che non avevo grossi dubbi che la riconoscessero come quella della loro tribù. E quindi credo che quello che sta succedendo sia l'essersi sentiti riconosciuti, restituiti a una descrizione, io credo, più corretta, più centrata, più a fuoco. Mi fa molto piacere che questo stia avvenendo perché, al di là della mia gratificazione come autore, lo scopo era assolutamente quello di poter diventare voce. L'ho fatto Sono attraverso la parola totalmente scritta. in linea con te, guarda, spesso quando magari faccio eventi, insomma, sono invitata, ma anche a cena con magari persone più grandi, tutti mi chiedono, ma che cosa hai da dirci sulla tua generazione? Ma tu che cosa vedi? Ma tu che cosa senti? Ma secondo, come sono i ragazzi della tua età? No? Sono domande che spesso mi... Te Io che dico dici? esattamente quello che hai scritto, cioè nel senso parlo, vabbè, poi io facendo terapia dico sempre da quando sono nata, cioè sono sempre stata una persona molto attenta
quella che è la mia salute mentale, ma anche per necessità in alcuni casi, dico che siamo una generazione che vuole tornare ad essere autentica, molto più attenta, lavorando moltissimo da giovane, quindi mi sono scontrata da piccola, anzi, io ho iniziato veramente in televisione a 12 anni, quindi lo racconto spesso quanto io mi sia scontrata con il mondo adulto, non stiamo più alla frase ai miei tempi. Dovrebbe Mi esatto, auguro l'altro di giorno no, proprio in parlavo con una mia effetti. collega sulla questione, no, dello sfruttamento, tra virgolette, sul luogo del lavoro, senza orari. Cioè, siamo una generazione molto più attenta a determinate tematiche, anche semplicemente alla questione della salute mentale. È una questione molto più, cioè, davvero sentita, davvero sentita. L'impressione che ne ho io è che siate in grado di sgrossare, abbiate una vostra capacità di riprioritizzare e avete rimesso in ordine. Gli elementi sono sempre gli stessi, ma perché se vuoi in una vita, ma se stiamo anche larghi nella filogenesi, le cose da mettere sul tavolo sono da che mondo è mondo sempre le stesse. Credo che la qualità diversa è quella poi che caratterizza in qualche modo il momento storico nel quale si vive, sia l'ordine della lista delle cose che sono quelle lì, però vanno messe al primo, al secondo, al terzo posto. Sul vostro podio, secondo me, c'è l'attenzione a quello che fino adesso era comunque lì che chiedeva di essere guardato, ma era stato o snobbato o ignorato per tutta una serie di ragioni, probabilmente anche comprensibili e condivisibili per un altro momento storico, in qualche modo messo in secondo piano. Voi invece non vi prestate a vivere secondo i tempi di chi è venuto prima, credo per due ordini di ragioni. Il primo è che non ha funzionato e quindi si tratta intanto di constatare una Caporetto, cioè io credo che chi sta facendo fatica oggi da parte della generazione X o addirittura dei baby boomers a darvi retta è perché bisognerebbe passare attraverso un mea culpa, una revisione di come è andata fin qui, ammettendo, ok, sentite, ci abbiamo provato, forse non è andata come nelle premesse, facciamo mezzo passo indietro. Il secondo motivo è che non avendo potuto affidarvi in modo credibile e fiducioso a quello che potevamo portare noi come insegnamento o come esperienza, state cercando di costruirvene una fatta a vostra immagine e somiglianza e siete partiti dal mettere ai primi posti quello che noi avevamo messo per ultimo. Per cui, invertendo i fattori, avete, secondo me, mandato avanti un'idea di qualità che contrasta all'idea di quantità, di profitto dal punto di vista economico, ma non solo, che fino adesso invece ha farcito la propaganda e l'idea di come andasse costruita una vita di successo. A me sembra molto intelligentemente che oggi voi questa faccenda del successo la stiate rivedendo con molta più raffinatezza, intanto da un punto di vista estremamente sartoriale, personalizzato, per cui un'idea che non valga per tutti, perché ormai siamo 8 miliardi nel mondo, mi sembra evidente che quello che vale per me e quello che vale per te meriti di essere il riflesso e l'espressione di chi sono io e di chi sei tu. E poi, appunto, mi sembra che l'attenzione alla salute mentale che hai nominato richiami a tutta una serie di punti molli dove se vai a toccare evidentemente brucia e fa male che sono estremamente scomodi. Guarda, io senza falsa retorica sono davvero convinta che in questo momento venite irrisi, se non addirittura ignorati, snobbati o mal rappresentati, perché quello che avete da dire spariglia le carte. E quindi la qualità diversa la fa tra chi ha voglia di mettersi lì a provare a capirci qualcosa o chi vuole andare avanti a dire ai miei tempi, Esatto, come the good news. insomma, la fatidica frase i ragazzi di oggi non vogliono più lavorare, pazienza, non vogliono fare figli, non vogliamo fare niente. Io spesso ho questa sensazione, no? E poi mi dicono, vabbè, ma tu fai parte di una bolla, tu sei l'eccezione. Ma dico, vabbè, magari in alcuni casi sono stata privilegiata, io posso mettere davanti, ma io ne conosco talmente tanti e tante, dico. Forse il problema è di chi ci narra in un determinato modo, perché io, da vista, non vedo affatto Ma assolutamente. questa, come dire, questa sfiducia e questa non voglia.
guarda, io credo così nel mio piccolo che l'impatto che Perfetti o Felici sta avendo dal suo arrivo nelle mani dei lettori confermi questo. Se avessimo parlato, se avessi descritto la bolla, probabilmente non staremmo parlando di un riscontro così sentito, così importante, così trasversale, così massiccio. Penso in effetti che esistano, come sempre ci sono le eccezioni, per cui anche evidentemente nella vostra generazione ci saranno quelli che non rientrano in questa descrizione, però i più sono lontanissimi da quello che fino adesso è stato detto su di voi, a mio modo di vedere, di fatto per cercare di mantenere l'ordine costituito, cioè per cercare di mantenere il potere. È chiaro che se vi racconto come delle persone a cui non si può affidare nemmeno la vita di una pianta, allora evidentemente sarò io quello che continuerà a fare il padrone del bosco, no? Questo è fin troppo semplice da capire, non trovo che sia particolarmente né geniale né intelligente. Dopodiché tu citi due cose di cui nel libro io parlo ampiamente. La prima è la questione del lavoro. Devo dirti che anche solo i racconti che i miei pazienti, ma non solo, anche le persone con le quali interloquisco e nella mia vita privata e sui social network, sarebbero bastati a reggere tutto il libro. Avrebbe potuto essere un libro sull'esperienza dei giovani e il lavoro. E il secondo tema, secondo me, ampiamente frainteso ed è un peccato capitale perché non ci permette veramente di capire lo spirito del tempo, è la disposizione che avete nei riguardi di un futuro fatto o meno di genitorialità, di un'idea di generatività. Allora, adesso tu mi insegni perché secondo me quando ti servono le zucchine per fare le zucchine alla scapece devi andare a comprarle dall'ortofrutta, per cui lo chiedo a te perché hai 23 anni e lo sai dire meglio di me. Ti dico come spia alla vana cosa è stato detto a me. A me è stata detta una roba che per la mia esperienza, sono 20 anni che faccio la clinica e quindi due robe delle persone che nel frattempo ho incontrato le ho messe da qualche parte nel mio archivio mentale. Io trovo che voi sulla questione di un'idea futuribile del diventare o meno genitori abbiate dato una lettura che per definizione è quella del buon genitore. Cioè, spesso passate attraverso questo pensiero, finendo per uscire su uno spiazzo nel quale stabilite che probabilmente non farete dei figli, per tutta una serie di questioni che sono legate alle sfide globali, per cui il surriscaldamento globale, la fine del mondo, la precarietà, i soldi, il lavoro, cosa si potrà garantire eventualmente ai nuovi nati venuti a questo mondo. Non è vero che non vogliate dei figli o non volete le responsabilità, pur moltissime e è bene che si dica anche molto sfidanti collegate all'arrivo di un figlio, perché non è tutta bella quell'esperienza lì, è per sua natura ambivalente. Non è vero che non volete assumervi la responsabilità dei figli e che rimanete voi figli tutta la vita, oppure che volete fare la bella vita perché non avete voglia di impegnarvi. Al contrario, per come l'ho capita io, siccome avete compreso perfettamente quanta responsabilità ci sarebbe dentro, perché su di voi non è stata applicata fino in fondo e perché capite che probabilmente sarebbe in questo momento una scelta a diverso titolo irresponsabile, piuttosto pur desiderandoli, perché può capitare, non per tutti, ma per molti, trovarsi dentro l'idea un giorno di diventare padri o madri, scegliete di valutare che non sia opportuno e dentro a questo diventate genitori di un'idea. Genitori di un modo nuovo di pensare alla genitorialità che piuttosto è una genitorialità astenuta. Cioè, secondo me, dentro questa cosa qui ci sono potenzialmente i migliori genitori di sempre, che saranno quelli che forse non avranno figli, o magari non avranno figli concepiti biologicamente, perché poi un figlio e un genitore si può fare in tanti modi, no? Io trovo questa cosa sinceramente umiliante da parte di chi vi ha preceduto, umiliante nel senso che a mio gusto è molto alta, estremamente sofisticata e ci mette nella condizione di dire: ok, scusa, dimmi di più, cioè spiegami tutto il resto che sai della vita, perché se questa è la tua forma mentis, se questa è la griglia di lettura che tu applichi al reale, voglio assolutamente saperne di più. Dimmi come sai quello che sai, chi te l'ha insegnato e da quali fonti hai raccolto queste informazioni che hai messo insieme, ti sei cucinato per provare a darti un'idea di vita, perché ho desiderio di imparare.
Io lo trovo affascinantissimo, Ma io cioè mi credo, tolgo anche veramente il cappello. confrontandomi con tanti miei coetanei e coetanee, abbiamo una, come dire, una visione critica, ma anche positiva, costruttiva nei confronti, come giustamente hai detto, anche dei nostri genitori, molto importante. Cioè, nel senso, tutte le persone sono tantissime, anche quelle che non lo dicono ancora, che vanno in terapia, stanno facendo un lavoro enorme sulle proprie zavorre, sui propri, i propri nodi, i legami, insomma, gli atteggiamenti magari che sono stati più o meno errati, cioè proprio gli occhi aperti nei confronti, giustamente, come hai detto te, della responsabilità. Sento tantissime donne, proprio perché stiamo rivendicando anche, no, la maternità non perfetta che è stata narrata, tantissime donne che dicono, quindi giovani come me, che dicono: io prima voglio prendermi cura della mia salute mentale, della mia persona, delle mie esperienze, per poi dare. E ti posso assicurare che non è nella mia bolla, perché sarebbe troppo facile, no? E quindi sto leggendo anche i commenti, totalmente in linea, perché secondo me anche lo sguardo che abbiamo nei confronti dei nostri genitori e delle dinamiche che abbiamo vissuto durante il Covid, l'abbiamo vissuto in maniera anche obbligata, no? Abbiamo veramente dovuto accendere tutte le antenne, ci ha portato a maggiore consapevolezza. Guarda, devo dirti che su questo, per esempio, c'è un'altra riflessione che io ho avuto l'onore di poter fare, che mi è stata davvero indotta dal mio incontro con i ragazzi della tua generazione. Cioè, sono cose che io da sola non avrei pensato, eh? Attenzione, perché naturalmente appartenendo io a un altro tempo e a un'altra generazione, mi viene naturale utilizzare un paio di occhiali diverso, no? Quindi io vi ho proprio imparati perché sono stata ad ascoltarvi e ho trovato che quello che aveste da dire fosse affascinante. Su questa faccenda dei genitori, anche rispetto a chi in questo momento storico, perché se poi vuoi abbiamo anche tanto la cronaca a suffragio delle cose che stiamo dicendo, purtroppo è di oggi l'ultima notizia drammatica del 29enne studente in medicina che si è tolto la vita, trovato dalla sorella perché era in ritardo con gli esami, circa i quali aveva mentito alla famiglia, no? Poi non so se avevi messo in conto di parlare anche di questo, quindi non voglio anticipare nulla, però anche la cronaca ci racconta che sta succedendo qualcosa. Hai voglia a dire che il conflitto generazionale ci sia sempre stato? Ovviamente, cioè dimmi qualcosa che non so, ma ogni conflitto generazionale ha delle caratteristiche peculiari che appunto ci sforziamo di capire o facciamo di millenni di storia un centimetro molto corto, come se tutto si potesse condensare nella nostra esperienza perché è l'unica che abbiamo, che mi sembra una visione veramente molto miope. A me pare che nel vostro caso ci sia in effetti un taglio molto caratteristico del vostro porvi rispetto ai vostri genitori, che come tutti i genitori del mondo, evidentemente sono delle persone che con i figli hanno sbagliato. Cioè, per definizione, il genitore sbaglia. Il genitore fa rima con errore e non è evidentemente un caso, no? Tu metti al mondo un figlio e oltre al debito pubblico gli stai mettendo sulla testa che lui pagherà gli errori che farai con lui. Punto. Questo vale per chiunque, me per prima, che ho due figlie che stanno pagando il fatto di avere me come madre. Cioè, il peggiore accidenti che possa capitare a un essere umano è di avere dei genitori. Tu capirai che più o meno ci siamo dentro tutti, no? Nel vostro caso, ancora una volta, secondo me, voi fate una cosa molto interessante. Cioè, mentre chi vi ha preceduto aveva ancora la grazia di attraversare l'adolescenza e quindi a un certo punto di fare la guerra ai suoi genitori, utilizzando la trasgressione per cercare di prendere le distanze dalla famiglia e quindi poi riconvertire i rapporti e prima o poi ritrovarsi occhi negli occhi ad altezza adulti reciprocamente, oggi voi l'adolescenza non la fate, per ragioni che adesso sarebbero lunghe da spiegare, ma che ho scritto in due libri fa e quindi eventualmente se qualcuno fosse interessato se le va a recuperare. E quello che a me pare è che non siate assolutamente disposti con l'atteggiamento feroce del figlio recriminatorio che batte lo scontrino alle colpe dei genitori e che quindi poi vuole far fuori la singolare tenzone
per vedere di superare quello che distorto è successo in famiglia. Al contrario, siccome avete tutta questa attenzione e questa visione molto psicologica, cioè molto attenta all'individuo, che non significa essere né individualisti, né edonisti, né narcisisti necessariamente, significa che in effetti state ripartendo dall'unica cosa sulla quale potete essere competenti, che è il nucleo personale. Cioè io non so niente di niente, al massimo posso ambire a sapere di me. E quella cosa lì voi l'avete capita molto bene, state provando a ripartire da voi stessi e mi sembra che quando tentate, perché poi bisogna vedere se va a segno, quando tentate di mettere poi in interlocuzione con i vostri genitori com'è andata, provando sommessamente a suggerire, laddove sommessamente non lo scelgo a caso, perché appunto siete molto miti, siete secondo me eccessivamente miti, siete veramente fin troppo indulgenti nei confronti di queste persone che vi hanno messo al mondo e poi hanno fatto le robe a caso, cercate sommessamente di suggerire che si potrebbe tutti stare un po' meglio se in effetti si cercasse di portare reciprocamente rispetto ai tentativi che ognuno di noi fa per stare al mondo. Cioè, voi non arrivate dai vostri genitori armati di bazooka come è stato fin qui. Genitori poi, se vuoi, in maniera larga, perché possono essere i governanti, possono essere gli organi di stampa, genitore inteso come quello più esperto che regge le regole e il codice, no? No, voi provate in effetti a instaurare un dialogo che è la cosa più contro natura del mondo, perché non dovrebbe arrivare da voi il tentativo di dialogo, dovrebbe arrivare da noi e voi dovreste non avere nessuna voglia di parlare con noi, perché nel frattempo dovreste essere affaccendati a fare altro. Invece venite no, voi a dirci: guarda, a me sembrerebbe che, mamma, ma tu non pensi, papà, scusa, avresti voglia di riflettere insieme sul fatto che, e questa cosa qui la trovo veramente inedita dal punto di vista dell'incontro tra genitori e figli adulti, adulti inteso come maggiorenni ormai, perché parliamo di ragazzi sopra i 18 anni che nel frattempo guidano, hanno fatto la maturità, votano, eccetera, eccetera. State veramente cercando, anziché di separare e creare le differenze tra generazioni, anziché puntare il dito, cosa che potreste fare, cosa che ha fatto chiunque prima di voi, state cercando un tavolo diplomatico, state provando a fare gli ambasciatori di un tentativo di discorso inclusivo. Cioè, quello che nessuno sta capendo è che voi non avete intenzione di lasciare indietro quelli che sono più vecchi di voi. Volete al contrario che si possa proseguire tutti insieme e siete i primi ad essere lasciati indietro, siete i primi ad essere lasciati fuori. Questa roba qui è psicotica, questa roba qui è folle e secondo me fa la diagnosi alla nostra società che non a Assolutamente sì, caso ma io. sta male. Quindi voi vi curate Esatto. per tutti quegli altri, Beh, come dire, è evidentemente. famosa tra di noi la battuta: andiamo in terapia perché per colpa di chi non c'è andato. Ora, ovviamente è una generalizzazione, ma. No, no, guarda, questa te la firmo su carta intestata, non faccio nessuna fatica a dirti che è proprio No, così, ma anche senza come generalizzare. dire, anche nel vedere in qualche modo una soluzione, il pensare di. Da genitore prendersi cura di sé, no? Dare l'esempio di credo, guarda, ti dico, ho regalato oggi un libro a mia madre e io ho regalato il libro della Cosa ha Migliaccio letto? di Armocromia e perché ovviamente poi questo qui passa, prima leggevo, sottolineavo e le leggevo insomma diversi passaggi, poi da insegnante molto attenta. Comunque le ho regalato un libro e le ho scritto: ricordati di far splendere la parte migliore di te, sempre. E mi sono resa conto di averlo scritto da figlia. Caspita, guarda che strabiliante, cioè saresti disposta in effetti a renderti conto di come ci si aspetterebbe, a parti invertite, questo tipo di dedica, questo tipo di auspicio, cioè ti commuove? No, perché. Non può che essere così, non può che Perché, commuoverti, e ti ripeto, questo certo. atteggiamento lo vedo e prima ho letto un commento, insomma, ora a recuperarlo, però l'ho memorizzato, sul discorso però nello stesso tempo di sentirsi una generazione, tra virgolette, impreparata. E tu nel libro, insomma, racconti anche di come certi atteggiamenti dei nostri genitori, tipo scrivimi sempre quando rientri, non fare questo perché bui, eccetera, eccetera, in realtà ci faccia sempre sentire con il freno a mano metà tirato. E secondo me la sensazione di impreparata che scriveva la ragazza prima deriva un po' da questo, no?
Ma allora, sai, partiamo intanto da un dato di realtà, perché secondo me la realtà ci è sempre molto amica ed è un ottimo antidoto alla follia, tanto per cominciare. Il dato di realtà è che voi siete grandi, nel senso che le mie figlie, che hanno quasi 11 e 8 anni, in confronto sono piccole, cioè se stiamo sui numeri, se stiamo all'anagrafe, ma non siete ancora fino in fondo compiuti, non avete ancora fino in fondo portato a termine il vostro essere diventati voi, in parte perché, come dicevamo prima, siete in ritardo vostro malgrado perché non avete fatto tutti i compiti evolutivi di fase specifici che prima erano deputati all'adolescenza. Quindi aver raggiunto il punto fermo sull'identità, che poi è quanto ti permette di andare nel mondo a lasciare la tua traccia, vi trova ancora work in progress. Quindi c'è una normalità, c'è una fisiologia rispetto al fatto che, lo diceva anche Calvino una volta ha scritto, alle volte uno si sente incompleto e invece è semplicemente giovane, cazzo. Cioè, mi sembra che intanto dobbiamo veramente partire dalla base. Dunque, tu hai 23 anni, io ho 21 anni più di te, mi auguro che tra di noi ci siano delle differenze, perché altrimenti è umiliante sia per me che per te, evidentemente, no? Quindi intanto c'è una salute, una ovvietà, una fisiologia appunto del sentirsi ancora lì a doversi finire fino in fondo, ok? E poi tu hai ragione, in effetti io credo che abbiate comunque dentro questa spinta alla vita, questo richiamo al fare, dentro questo fatto che ci sia domani, che è sabato, che è lotto, che non è oggi, che è futuribile. Ce l'avete dentro perché è nel contratto del venire al mondo. Il problema qual è? Viviamo in tempi perversi nei quali con i bambini molto molto piccoli le giovani mamme favoriscono un'idea di socializzazione precocissima per cui a 8 mesi al nido perché così si sveglia fuori, perché così socializza a 8 mesi. Poi avete 28 anni. E chiedete di passare, chiedete sì, perché siete quelli miti di prima, cioè io sarei presa e andata perché a un certo punto uno è grande, ciao mamma, mi faccio eventualmente vivo io. Invece voi chiedete di poter andare via 3 giorni per Pasqua e vi viene detto che Pasqua si fa in famiglia, che non si gradisce che dormiate dal fidanzato, che insomma non vi si vede mai perché siete sempre in giro, magari invece siete a fare il turno in pizzeria perché state lavorando, con il genitore che si impermalosisce, il genitore che si offende di fronte al vostro diventare grandi, senza rendersi conto che in quel modo è detrattivo anche verso se stesso, perché un genitore in quanto tale è fatto perché il figlio se ne vada. Il genitore con il figlio in casa è un genitore che sta fallendo. Cioè questa roba noi dobbiamo dircela, che piaccia o che non piaccia. Io ho una paziente ampiamente adulta che ha 10 anni più di te, che ha saltato la cena aziendale perché avrebbe significato, anziché andare quel giorno in ufficio in treno, dove generalmente va appunto utilizzando i mezzi, con l'auto, perché avrebbe dovuto chiaramente tornare più tardi a casa, dato che ci si fermava per gli auguri con i colleghi in ufficio, non è andata perché mamma e papà non avevano piacere che utilizzasse l'auto la sera a Varese. Ok? 33 anni. Allora, qualcuno potrebbe dire, beh, però a un certo punto è responsabilità anche del figlio prendere e andare. Sì, con tutto che però non stanno in modo così semplice le cose quando non ci si ferma al fare, quando non è solo la cosa da fare, perché questa persona evidentemente avrebbe potuto prendere e andare, ma dietro c'è tutto un sistema di intenzioni, un patto di lealtà che lega a doppio filo e che va avanti da 33 anni, che non risolvi in una sera semplicemente andando al cocktail aziendale. E quindi queste faccende sono complesse, se le si guarda superficialmente da lontano, semplicemente suggerendo che voi dovreste comunque fare di testa vostra, secondo me non si sta capendo nulla e vi si manda tra le righe l'idea che siate degli scemi che in fondo potrebbero semplicemente prendere e andare. Io credo che se fosse così facile, lo fareste, e invece, siccome non lo Assolutamente fate, è evidentemente sì, leggo difficile. commenti insomma di approvazione e di solidarietà reciproca poi tra le persone che si iscrivono e questa cosa poi diventa un vero paradosso con invece come dire, l'aspettativa che molti hanno, ma sia la struttura sociale, culturale, sia poi anche i nostri genitori, dell'essere perfetti. Io l'altro giorno questa metto una storia, anzi un post
dove piangevo raccontando, io soffro di endometriosi, vulvodinia, sono una forte attivista, e raccontando quanto a volte ci si possa sentire anche stanchi di passare sempre per gli ospedali. E quindi ho fatto un post, insomma, di come è andato il Com'è andata? post o le reazioni. Allora, una netta differenza. La seconda che hai La mia detto. generazione, o chi mi segue, quindi community bene o male giovane, è insomma molto vicina a quel gesto di normalizzazione di stanchezza mista a rabbia. Le amiche magari di mamma preoccupatissime perché Stella ha messo una foto che piange. Proprio una, come se, capito, mettere, io capisco come dire, la sensazione di preoccupazione, però il far vedere un'imperfezione, ovvero debolezza, te la faccio proprio banale, insomma, sia stato un reato. E questo Ah, questa roba qui che dici secondo me è centrale. A me pare che regga molta parte del discorso che stiamo facendo. Mi interessa moltissimo perché mi sembra che, evidentemente, ancora una volta, la reazione centrata e opportuna sia quella dei tuoi coetanei. La vera normalizzazione è che tu parli di una cosa che ti affatica, che ti fa del male, che impatta sul tuo corpo, che ha delle ricadute sulla tua vita quotidiana a livello psicologico. Scegli di trovare le parole per condividerlo. Tu dici: sono un attivista, quindi è parte della tua narrazione, evidentemente. Quindi stai facendo una roba che dice di te prima ancora che dire di quello che hai, e viene preso, immagino, come tu desideravi che venisse preso, cioè a terra sul morbido. Poi c'è la generazione della tua mamma che fa quell'operazione del correre ai ripari, non si piange, ansia per la iperapprensione, l'ipercura di che cosa c'hai che non va, perché non devi avere niente. E che cos'è che vi è stato trasmesso? L'idea malsana che quindi voi doveste stare sempre bene, uguale essere perfetti, quando dentro c'è che se tu piangi, io devo trovarmi a smazzare la mia reazione e la mia tolleranza al tuo pianto, che se prima non ho fatto un pezzo su di me, sulla possibilità di accogliere come il mare che viene raggiunto dal fiume, magari anche pieno di detriti, se non ho spazio sufficiente per accogliere le tue lacrime, tu mi inondi e quindi ti passo il messaggio che poverina che cos'hai, perché il poverino in realtà sono io, che non so cosa farci di quella cosa lì, perché mi manda in angoscia. E allora ti metto addosso qualcosa che ti faccio passare per tuo, che tu ti assumi come tale, perché non sto più parlando di te, naturalmente non mi permetto, no? Faccio un discorso molto più astratto che credo possa toccare tante più persone. Però questo succede fin da quando siamo piccoli. Quando sei piccolo, per definizione, ti fidi di quello che il grande ti insegna perché non hai alternativa. Quindi ti viene messo addosso da piccolo che tu debba stare bene, si fa finta di passare l'idea che sia detto per te, quando la verità è che viene detto dai tuoi adulti di riferimento per il loro tornaconto di non saper come stare con i tuoi stati d'animo di segno negativo. Questa roba qui è vecchia, oggi il re nudo si sta svelando nei suoi effetti, nei suoi esiti, e su questa cosa qui non ci si può che scontrare. Evidentemente, perché si smette a quel punto di parlare la stessa lingua, ovvero quale? Secondo me voi siete degli strabilianti araldi di una lingua profondamente, prima dicevo psicologica, nel senso di propria emotiva, cioè avete una conoscenza dei vostri stati d'animo, addirittura a volte avete forse stressato il concetto e portato all'estremo anche la narrazione delle vostre sofferenze. La mia personale opinione è che forse non consente consapevolmente, ma abbiate avuto bisogno di farlo, come su tutta un'altra serie di cose, siete diventati degli estremisti, penso al modo in cui fate le campagne, in cui fate attivismo, a cui fate le vostre battaglie, a volte forse anche facendo il giro e risultando poco credibili, ma l'intento dentro, secondo me, è ancora una volta molto intelligente, cioè avete capito che per ripristinare un ordine che era andato a ramengo, o forse che non c'era mai stato, bisognasse ripartire da una tolleranza zero. Quindi su tutta una serie di cose avete forse avuto bisogno di esagerare per destarci.
no? Quindi forse anche la narrazione o l'espressione dei vostri stati d'animo negativi è stata in qualche modo amplificata, perché io credo che aveste bisogno di svegliarci, di scuoterci, di farci entrare in contatto con il fatto che si può anche stare male o stare vicino a qualcuno che sta male o stare con se stessi quando si sta male e non morirne, diamine. Voi state portando un discorso sulla morte, vi state portando il più vicini possibile ad un'idea di morte e di fine della vita per esorcizzarla. Non vi vogliamo ascoltare perché siamo terrorizzati. Io a voi vi ho capiti così e secondo me siete stupendi. Gli altri penseranno altre cose, Sì, penso pazienza, ne insomma scriveranno tutta la altre ancora. questione, no? Sul clima e su quanto ci diano insomma, degli esagerati, insomma questo già dice tutto. No, prima hai aperto. Cara, tu non hai un'idea di che cosa può fare la paura, eh? Le cose peggiori le farà Assolutamente sempre la paura. d'accordo e invito ovviamente a leggere il libro. Volevo aggiungere un commentino sul discorso della performance università. Perché a questo secondo me è anche collegato, non so se hai visto il trend di TikTok dei ragazzi e delle ragazze che si licenziano in diretta. E, cioè, secondo me un fil rouge, no? Oppure la ragazza che davanti a Mattarella ha fatto quel discorso meraviglioso, sul discorso del voto, perché poi abbiamo reagito, io penso sì, allo studente di medicina, ma anche alla ragazza trovata, insomma, morta nei bagni a Milano. Esatto. Alla Milano. Yulm, cioè c'è stata una risposta della mia generazione incredibile di solidarietà e di rivendicazione, come dire, proprio nel anche per sbagliare il fatto che non ci sia tempo, il fatto che non ci sia un tempo dettato, l'anti-perfezione. Io vedo una. Sì, che poi è la verità, cioè è la definizione di verità. È chiaro che perché il libro si intitola Perfetti o Felici? Perché sono due concetti assolutamente antitetici. L'idea di essere perfetti necessariamente è un'idea infelice, se non addirittura patogena, nel senso che è ammalante, e la felicità invece stringe la mano all'imperfezione perché è fatta di tante cose e anche del loro contrario. Quindi necessariamente credo che si avvicina ad un'idea di autenticità e quando siamo autentici non possiamo che essere sporchi, non possiamo che essere difettosi, non possiamo che essere ammaccati. Quando facciamo pace con quella roba lì, io lo vedo tutti i giorni in studio con i miei pazienti, quando arrivi a un certo punto a presentarti di fronte a te stesso per chi sei, è quindi brutto, brutto prima ancora che bello, perché poi ti trucchi, ma prima sei al naturale ognuno è fatto un po' nel suo modo, no? Ecco, quando ti incontri e ti presenti a quell'appuntamento lì, poi non hai più da tenere niente. È chiaro che se passi tutta una vita a cercare di rifuggirlo, negandolo e guardando dall'altra parte, allora giochi proprio in un altro campionato con altre Assolutamente regole. d'accordo e ti ringrazio profondamente. L'ultima domanda che è semileggera, inizi il libro con una citazione di una serie TV, no? Love and Anarchy. Bello, quanto l'ho amato, te lo Esatto, volevo consiglio a chiederti, quindi la tutti. consigli perché ce l'ho in lista, ma no. Non l'hai vista? Allora, senti, io ho visto entrambe le stagioni, temo che la seconda sia anche l'ultima e come tutte le cose che finiscono, vale per l'amore, vale per la vita, vale per i grandi romanzi, non è all'altezza, nel senso che ci sono delle cose che non dovrebbero finire mai. E quando finiscono non possono che essere deludenti. Però, secondo me, complessivamente è un prodotto straordinario, molto ben scritto, molto ben recitato, molto vero, molto autentico. C'è dentro una storia d'amore, secondo me, pazzesca. Adesso non voglio spoilerare troppo, però a proposito delle cose che stiamo dicendo, lo trovo perfettamente a fuoco perché una scrittura e un risultato che vuole parlare sempre e solo di autenticità, dentro al contrasto tra la mia generazione e la tua, perché la storia d'amore è tra una mia coetanea e un ragazzo giovanissimo che ha la tua età. E secondo me è pazzesco. Se non sapete cosa fare Basta. stasera, credo che sia, boh, su Netflix.
Abbiamo davanti questo triduo pasquale, Love and Anarchy, secondo me potrebbe essere la cosa giusta da guardare. Io invece mi sa che stasera inizio Flashman a pezzi. Avevo letto il Bello, libro, l'ho adesso provo vista. a guardare la serie. Ah, ecco, allora ci scambiamo i consigli. Mi dici di Assolutamente. farlo? Anch'io ti dico di Dimmi. farlo. E poi sai cosa c'è? Che Ah, ognuno certo, scelga per sé. assolutamente. Assolutamente sì, sono d'accordissimo. Comunque hanno detto ecco, Love Anarchy, lo stanno dicendo. E io ti ringrazio per insomma tutto quello che fai. Io ti cito spessissimo, davvero spessissimo. Grazie. Però davvero emozionata, grazie Grazie. ancora, in bocca al lupo per tutto, insomma, a presto, grazie. Viva il lupo, ti ringrazio moltissimo perché ancora una volta mi sono incontrata con una 23enne ed è stato estremamente appagante. È questo il messaggio che voglio mandare. Tu hai esordito dicendo: magari faccio le cene con amici dei miei che mi chiedono, no? Un po' con quell'atteggiamento, non dico paternalistico per l'amor del cielo, però del grande che dice: vabbè, senti, conta su, come se fossi io ad autorizzarti a dire qualcosa. E in realtà state lì ad ascoltare questi ragazzi qui, perché da dire hanno Grazie questo. mille, Quindi ti a presto ringrazio. Stefania, un abbraccio. Ciao, buona Buona Pasqua a tutti serata e e buona tutte. Pasqua. Ciao.